Ciao, sono Cristian Frascella, Salone del Libro 2010. Adesso una telecamera mi seguirà all'interno del salone per lo shopping d'autore. Libri, editori, compratori, lettori, si spera. Il libro che io consiglio è questo, Non conosco il tuo nome, di Joshua Ferris. È la storia di Tim, un avvocato di successo che ha una bella famiglia, la moglie Jane, la figlia Becca. Ha solo un problema Tim, ogni tanto, immotivatamente, comincia, le sue gambe non si fermano, comincia a camminare. Cammina senza direzione, senza meta, senza mai fermarsi, all'interno di un'America che da grande città, seguendo i suoi passi, diventa sempre più periferica. La prosa è straordinaria, non sono certo io a scoprirlo adesso. Joshua Ferris è praticamente l'erede di Don DeLillo. Detto fuori dagli schemi, sto libro è una figata unica. Questo ce l'ho, ma non l'ho letto ancora. È Vincenzo Consolo, che fa un sacco di introduzioni ultimamente. L'anno dell'inondazione di David Healy, che narra le vicende di William Fokey, un ingegnere che lavora all'interno della barriera. In un'America appunto del futuro è stata costruita una sorta di diga che separa l'America dal resto del mondo. Lui lavora come ingegnere in un tratto di questa diga e comincia a notare infiltrazioni di acqua. Si rivolge ai suoi superiori, ma nessuno gli presta ascolto. Lui però vuole scoprire perché questa falla si è rotta, è curioso di sapere perché l'America sia diventato quello che è diventato, sia un paese accerchiato. David Healy è uno scrittore del 22, tuttora vivente, non è ancora considerato ai livelli che meriterebbe. Qui addirittura Valerio Evangelisti ha fatto un bellissimo pezzo su Carmilla online, definendolo uno dei più straordinari romanzi di fantascienza che io abbia mai letto. Io sono d'accordo con lui. Quest'anno il paese ospite è l'India, quindi tutti gli editori che hanno pubblicato almeno un autore indiano l'hanno ritirato fuori dal magazzino. Superato agevolmente l'antitaccheggio all'interno dello stand, siamo qua fuori, ho rubato il libro che secondo me è un libro importante italiano, il più bel libro italiano comparso quest'anno, ed è appunto Hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino. In questo romanzo il protagonista si chiama Tony Pagoda, lui è un cantante di night che ha avuto un certo successo negli anni, soprattutto negli anni 80. Questo libro comincia più o meno alla fine degli anni 70, inizio anni 80, quando lui è una sorta di mito all'interno di questa cerchia di cantanti che hanno resistito al tempo. Che cosa accade? Che a un certo punto lui si stufa di questo tipo di vita. Lui che era stato addirittura amato da Frank Sinatra, a New York, era andato a vedere un suo concerto. Lui è pieno di donne, è ricco, ha tutto, però fondamentalmente gli manca qualcosa che nemmeno lui sa cos'è. La sua scelta è drastica, decide di abbandonare l'Italia, Napoli, Capri, la bella vita, e di recarsi a vivere in Amazzonia.
in Amazzonia, dove incontrerà una serie di personaggi, ci rimarrà 18 anni con avventure picaresche. I suoi compagni di stanza saranno gli scarafaggi, con cui intratterrà un rapporto di amore e odio. E poi improvvisamente, tra virgolette, la politica italiana, la politica del nostro tempo lo va a cercare, e lui si, dopo un po' di tentennamenti, decide di rientrare in Italia al soldo di appunto di un esponente della politica, perché in qualche modo allieti le sue serate. Siamo qui alla cassa con Laila, squadra Laila. E niente, per curiosità vorremmo sapere qual è il libro più venduto in questo salone di Mondadori. Attualmente, in questo momento, sicuramente Zafon, con l'ultimo libro pubblicato, Il Palazzo della Mezzanotte. Zafon, Il Palazzo della Mezzanotte. Ma quanti ne ha scritti poi? Un altro libro che ti viene in mente, che è molto gettonato? Un altro libro, un pochino a sorpresa, Fruttero, l'ultimo di Fruttero, e poi sicuramente il Davenia, che insomma è stato un pochino presentato come il nuovo Giordano. E sì, dei due io vi consiglio il primo che ha detto. Quale non fiction sta andando forte? Ieri è stato presente Ayala, il giudice Ayala, e ha avuto degli ottimi risultati, quindi. E poi Saviano. E poi Saviano, che è il miracolo editoriale di Mondadori, e ringraziamo Laila.